Per la salvezza sicuramente, oltretutto ottenuta con largo anticipo, ci eravamo addolciti un pochino la bocca nel momento in cui siamo stati anche quinti in classifica, però il nostro obiettivo era questo, l'obiettivo della società era questo, bisogna fare un plauso ai ragazzi tutti che sono riusciti a conquistarsi appunto questo obiettivo, sia chi ha giocato di più e anche quelli che hanno giocato di meno. Quindi, tutti si sono messi a disposizione, diciamo che l'obiettivo che era quello che ci eravamo prefissati è stato raggiunto. Bene così. Gli errori ci sono, nel momento in cui si possono fare davanti, si fanno a centrocampo, si fanno dietro. E gli episodi sicuramente oggi non sono stati fortunati, no? Favorevoli, ma al di là dei favorevoli, proprio fortunati, perché il primo è una deviazione autorete e il secondo, diciamo, favorito da un'altra deviazione dentro l'area, però questo qui è il calcio, non è che non lo scopro io, non lo scopro, sono episodi che a volte determinano il risultato e cambiano la partita, come poi è cambiato. Ci può anche stare, ma diventa anche un discorso forse mentale, no? Fermo restando che noi l'abbiamo sempre fatto durante l'anno, ma soprattutto in questo ultimo periodo, perché vedevamo qualcosa, abbiamo sempre monitorato i calciatori durante la settimana per capire chi rispetto a un altro potesse dare di più, no? Quindi una condizione fisica, atletica in un certo modo, e quindi nel momento in cui poi andiamo a fare delle scelte, sono delle scelte anche in virtù di questo e poi anche in virtù di quelli che possono essere gli equilibri tattici rispetto alla squadra che affrontiamo. Hanno dato tutti quanti molto, gente che ha fatto 40 partite quest'anno, quindi ci può stare anche un calo. Beh, il fatto della concentrazione non credo proprio, perché poi abbiamo anche espresso un buon gioco, nonostante non siano venuti i risultati. E non direi di no, perché poi una volta che eravamo lì nella parte alta, l'obiettivo era quantomeno rimanerci, quindi c'era un obiettivo nuovo sicuramente che non era quello dell'inizio, però sotto certi aspetti la squadra ha sempre dato, dal mio punto di vista. Poi ci sono appunto le situazioni che possono cambiarti l'andamento di una partita, e nel nostro caso ha cambiato un pochino l'andamento del girone di ritorno. E credo che la svolta, sotto questo aspetto negativo, sia stata la partita con Rieti in casa, dove chiamiamoli episodi, vogliamo chiamarli episodi, li chiamiamo così, sono stati troppo evidenti e troppo mirati. Cominci poi ad avere calciatori squalificati 2 o 3 settimane, alcuni infortuni importanti sono venuti dentro, quindi più che un discorso appunto di aver mollato, assolutamente no, non dico questo, ma più legato a altri episodi sia da campo che da fuori campo, no? Come possono essere gli infortuni o le squalifiche. L'obiettivo centrato, l'obiettivo che ci eravamo prefissati all'inizio è stato centrato quando è diventato insperato, perché sono tornato e nessuno credeva che potessimo entrare nei playoff. E invece noi ci abbiamo sempre creduto, abbiamo sempre lavorato al massimo. Io devo ringraziare questi ragazzi che mi hanno dato una disponibilità enorme quando sono tornato, si sono messi in gioco, avevano voglia di dimostrare che non erano quelli di prima, e l'hanno, credo, fatto non bene, benissimo, e quindi noi più di così non potevamo fare. Ci è andata bene che qualche risultato oggi fortunatamente ci ha girato bene, siamo addirittura arrivati settimi, e credo che prima del mio ritorno nessuno sperasse una cosa del genere. Vabbè, spreco parole per ringraziarli, perché lo sappiamo, io non ho mai avuto dubbi, conosco la tifoseria della Regina, conosco che in questi momenti è il dodicesimo uomo in campo, e non è una frase fatta, ma è una realtà. E quindi dobbiamo solo che ringraziarli e sperare che continuino così, ma no, sperare, sono sicuro che, anzi, sia ancora di più, perché giochiamo in casa ai playoff e abbiamo fatto un regalo ai tifosi, almeno questo glielo dovevamo. Io l'avevo detto in tempi non sospetti, avevo trovato una squadra un po' delusa, un po' amareggiata, un po' piatta sotto certi aspetti, però allo stesso tempo avevo trovato dei ragazzi che avevano voglia di mettersi in gioco e che avevano voglia di dimostrare che non erano quelli.
e quindi mi hanno dato grandissima disponibilità fin da subito e io per questo li devo ringraziare perché sono stati bravissimi e non era facile. Io avevo detto che la prima partita era quella più difficile di tutte perché la partita di Cava era da spartiacque secondo me, fatta male diventava un problema e invece con un pizzico di fortuna l'abbiamo vinta, abbiamo lottato, abbiamo sofferto, poi la seconda e la terza è stata una conseguenza della prima. Questo mi fa piacere, essere accostato addirittura a questi allenatori qui, a Colomba, che a Reggio ha fatto la storia, direi, no? E quindi mi fa molto piacere. Adesso viene il bello, adesso è chiaro che mantenere una media proiettata nelle 36 partite, non so quanti punti vengono fuori, forse mi puoi aiutare tu. Beh, come punti sul campo eravamo molto vicini al quarto posto, comunque il quinto anche con la penalizzazione non ce l'avrebbe toccato nessuno. Però al di là di quello io credo che da come eravamo partiti a dove siamo arrivati, credo che sappiate tutti il percorso che abbiamo fatto, le difficoltà che abbiamo avuto. E io devo ringraziare in particolar modo i ragazzi che ci sono dal primo giorno, noi lavoriamo dal 10 di luglio, hanno fatto delle cose straordinarie con i loro pregi e con i loro difetti, però non hanno mai mollato e quindi questo va riconosciuto. Poi a gennaio sono arrivati altri ragazzi che ci hanno dato una grande mano, ci hanno alzato la qualità della squadra e questo poi si è notato.